Un grande classico ritorna in scena all'interno del prezioso e suggestivo scrigno del Teatro Bracco di Napoli. Il Malocchio, testo scritto a quattro mani da Germano Benincaso e da Giacomo Rizzo, che ne cura anche l'adattamento e la regia, è una commedia degli equivoci interamente incentrata sulla superstizione, che ha per protagonista la diffusa credenza popolare che possano esistere persone in grado di esercitare influssi iettatori. Al centro della commedia abbiamo Totonno Passaguaie, un uomo ossessionato dalla iella che si convince di essere vittima di una fattura e che per questo motivo, dalla colpa di ogni sua disgrazia, grande o piccola che sia, al malocchio. La storia si dipana attraverso un aggrovigliatissimo intreccio di situazioni surreali che, tra personaggi bizzarri, tipi improbabili e creduloni, offre agli spettatori innumerevoli momenti comici ma anche diversi spunti di riflessione. In un tourbillon di esilaranti equivoci che portano i personaggi ad inseguimenti e sorterfugi con un ritmo da commedia dell'arte in grado di offrire al pubblico un grande divertimento. Al fianco di Giacomo Rizzo e Caterina De Santis, nei panni rispettivamente di Tonno Passaguaie e Vincenza Passalacqua, in scena anche Daniela Cenciotti, Salvatore Esposito e la partecipazione straordinaria di Corrado Taranto. Calato il sipario su Il Malocchio, il ricco cartellone proposto dal Teatro Bracco prevede proposte e sorprese degne del ventennale della riapertura avvenuta proprio nel 1999, tornato a brillare dopo un periodo di abbandono grazie alla dedizione e al coraggio di Caterina De Santis e di artisti indiscussi come Giacomo Rizzo. E poi intanto ci prepariamo per la commedia di Natale, una commedia esilarante. La commedia di Natale è una commedia della quale vorrei parlare un poco in più, perché è un testo scritto da me, da Aldo e Carlo Giuffrè, di cui si sono fatte tre rappresentazioni in tutta Italia. C'è un microfono che si sta ammosciando un po', perché evidentemente è tenuto da una mano, la quale mano non ha poi la forza di un'asta, ma non perché è in vendita, ma perché ha bisogno di un'asta che lo regga. Allora voglio dire questo, che questo è uno spettacolo molto particolare e io ne ho fatto due stagioni per conto mio, non essendo con i fratelli Giuffrè, e adesso la signora De Santis come produzione ha voluto rifare questa Francesca da Rimini, che è stata qui e là toccata da altri attori, messa in scena, ma ricordando loro quello che avevano visto, ma questa è l'originale, quella che è stata scritta da Antonio Petito, il famoso Pulcinella, ed è stata messa in scena da me, Aldo e Carlo Giuffrè nel 1976, poi nel 1979, poi nel 1985 l'ultima. Poi ne ho fatte due io al Teatro Cilea con la produzione di Lello Scarano e adesso faccio la sesta
la sesta rappresentazione. Ovviamente perché è passato un po' di tempo e chiaramente ripetita iuvant, come dicevano i latini, perché gli spettacoli degni di lode, degni di essere visti dal pubblico, soprattutto dal pubblico che si rinnova, perché è chiaro, ci sono i testi classici che altrimenti non si rifarebbero mai più. Invece il teatro va sempre visto, rivisto, i testi che hanno quella importanza di essere seguiti da un pubblico che ovviamente si rinnova, soprattutto dei giovani che noi invitiamo a teatro, perché il teatro è una cosa sana, il teatro è una bella lezione di vita, il teatro è gioia. E con Francesca da Rimini, che debutterà a dicembre, il 20 dicembre, andremo avanti fino a metà gennaio, fino al 10. Ci sarà l'orchestra, avremo anche l'orchestra che accompagnerà dei momenti musicali. C'è una novità però, chiaramente a differenza delle altre esecuzioni dello spettacolo, c'è una prima parte che io ho riscritto da solo, senza Aldo e senza Carlo, ed è una parte che è il sotto galleria di Napoli, dove veniva frequentato dagli attori, e qui è stata creata una cosa molto particolare, dove io poi interpreto una guardacessi vestito da donna per tutto il primo tempo. Quindi venitela a vedere, non mancate, anticipatevi prima, così avrete dei posti buoni, avrete anche uno sconto dello 0,5% se volete, e però dovete prenotarvi prima per tempo sicuramente, e poi ci rivediamo a Natale, e poi ci rivediamo anche a febbraio con un'altra commedia, e a questo punto direi buona Pasqua, buona Pasqua. Siamo qui fino a Pasqua. Ciao. grazie a voi. Adesso, se lo spettacolo vi è piaciuto, perché abbiamo ancora gli ultimi 3 giorni, la settimana prossima, ditelo a tutti. Se no facetevi fatte voi. Se no vi facciamo un zucco della luce.